E bentornati, incredibile, nell'episodio extra incredibile di Bendy and the Ink Machine. Ragazzi, avete presente quelle giornate in cui volete fare tante di quelle cose che mamma mia e non riuscite a fare niente, incredibile? Ecco, per me è una di quelle giornate pazzesche e assurde, perché io sono venuto oggi con tutti i buoni propositi di fare tante cose, ragazzi, ed è quasi ora di pranzo e non sono ancora riuscito a fare niente, perché oggi la mia connessione proprio non vuole collaborare. Incredibile, ragazzi, voi non potete capire, il mio modem si disconnetta ogni 5 minuti, ragazzi, e non sta piovendo, ragazzi, questa è la cosa grave, ha piovuto ieri, però oggi la mia connessione incredibile proprio non vuole funzionare, ragazzi, e se guardo da quella parte è perché sto guardando il mio modem e sto cercando di mettergli un po' di ansia, che se non funziona, mamma mia. Tornando però nel mood di Bendy incredibile, questo video, ragazzi, al 99% concluderà la blind run sul primo gioco incredibile di Bendy and the Ink Machine, ragazzi. Dopo questo ci sarà, se non sbaglio, Dark Revival, tipo, poi ci dovrebbe essere il giochino di Boris e poi un altro giochino che mi avete detto che è uscito quest'anno, che ho già scaricato nel dubbio, che è gratuito e dovrebbe essere l'anticipazione a quello che sarà il grande gioco di Bendy, che si dovrebbe chiamare Bendy the Cage, che non si sa quando uscirà, forse il 2025, e quindi questa più o meno è la route che faremo in giochi di Bendy, ragazzi. Però questo qui, ragazzi, non so se Dark Revival sarà meglio di questo, però questo, ragazzi, rimarrà nel mio cuoricino godoso, ragazzi. Ho adorato questo gioco, ragazzi, capisco perché me l'avevate consigliato, capisco perché nel sondaggio andò così bene, capisco perché questo gioco è così amato dalla community del Mascot Horror Gaming. Incredibile. Ci ho messo un po' a registrare questo video perché, come vedete, vi ricorderà qualche cosa questo mio movimento su, se vi ricorderà gli episodi extra di Poppy Playtime, ragazzi, perché ho preso gli appunti incredibili di tutti i segreti, almeno quelli che mi sono arrivati da voi, e alcuni li ho dovuti cercare perché mi avevate scritto cose un po' troppo criptiche, e cercherò di metterli tutti quanti in questo video incredibile. Non so se verrà lunghissimo, perché probabilmente vi taglierò tantissimo, perché avete tutta la blind run sul canale, tolti proprio due segreti che vorrei farvi vedere proprio il percorso, gli altri probabilmente appunto vi taglio, vi faccio vedere le chicche incredibile, perché non si sa se poi li prenda la prima botta e devo resettare il livello e rifarlo. Comunque, speriamo bene, incredibile. Per quanto riguarda i segreti di Bendy, alcuni sono appunto spicy, altri non ci sarei mai arrivato. Ce n'è uno impossibile e vi dico subito che quello là vedremo un video, perché è veramente troppo difficile, ragazzi. Non è quello del Mitra, quello del Mitra ci voglio provare, è un'altra cosa su che vi dirò tra poco. Però, a parte questo, concedetemi ovviamente di ringraziarvi, ragazzi, per il successo che ha avuto la serie di Bendy. Sia i video che gli short sono andati benissimo, sono contento che vi è piaciuta tantissimo, ragazzi, tranquilli che le serie horror non mancheranno mai su questo canale. E vi ringrazio, incredibile, che il godo sia con voi, incredibile, per il successo che ha avuto la serie di Bendy su questo canale, godoso, incredibile. Ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda la lore, non mi avete spiegato troppo di Bendy, perché mi avete detto che devo giocare Dark Revival, quindi ipotizzo che lì mi spieghino molte cose. Detto questo, ragazzi, prima di raccontarvi i segreti che appunto ho sul mio foglietto sus, direi di entrare e partire proprio dal capitolo 1. Allora, parliamo un attimo dei segreti, ragazzi. Allora, ci sono due cose che non credo vedremo in questo video, perché uno è un glitch e un altro è una cosa un po' sus. Allora, il glitch è una roba che si chiama il Sin Secret, che sarebbero dei cartonati di Bendy veramente creepy. Se cercate Sin Secret Bendy lo trovate, come è fatto, e sarebbe un Bendy con gli occhi spalancati incredibili, che si trovano, mi pare, nei primi 4 capitoli. Sono dei cartonati che sono posizionati in dei punti che tu devi glitchare il gioco per vederli. E quindi sarebbe una mossa degli sviluppatori per dire: ah, hai glitchato il gioco, beccate sto jumpscare di Bendy, così con scritta una frase su che dice: ah, i peccatori fanno questo, no? Perché tu hai glitchato il gioco, che è una cosa carina e ci sta. Eccola qua, l'altra cosa è questo. Mi avete detto di usare tantissimo questo affare qui che mi hanno sbloccato nel capitolo 3, se non sbaglio, ovunque nel gioco, perché è pieno di scritte. E infatti, ragazzi, letteralmente io ho iniziato adesso e l'ho cliccato, e già, ragazzi, vedo delle scritte incredibili che cercheremo ovviamente di farle. Questa qui, ragazzi, concedetemi che è un capolavoro, perché l'ho capita adesso. Lui è consapevole di quante volte ha rifatto il loop, secondo me. E qui lui ha segnato tutte le volte che ha rifatto il loop. Non so se ci ho preso, eh. Secondo me vuol dire questo, ragazzi. Queste sono tutte le volte che lui ha ripetuto il loop. Infatti qui c'è pure la freccia con scritto torna indietro, ma non lo può fare. Beh, se sono tutti così le scritte segrete, vi ringrazio di avermi consigliato di farlo. Allora, passiamo invece adesso ai segreti veri. Capitolo 1. I segreti del capitolo 1 sono due, da quello che appunto mi avete detto e che ho confermato. Allora, il primo, che si ripeterà per tutti e quattro i capitoli, è un cartonato segreto che si sbloccano in determinate circostanze e sono tutti e quattro nascosti dietro il poster di Boris, non so altro,
E poi sempre nel capitolo 1, questo lo possiamo vedere subito tra l'altro, se vado nella stanza dove ci sono i frame di Bendy, esco e rientro, ogni volta il frame cambia. Abbastanza creepy direi. Quindi direi di fare questi due nel capitolo 1 e poi andiamo avanti nel capitolo 2 ragazzi. Probabilmente vi taglierò un bel po'. Per me sarà un video lunghissimo, per voi cercherò di farlo un pochino più sintetico ragazzi. Allora, facciamo il primo segreto che è quello della stanza con i frame mossi e poi cerco di sbloccare questo omino nascosto ragazzi. Ma prima di tutto voglio leggere qui. Cioè queste scritte sono fatte da noi in una timeline diversa perché noi sappiamo quello che ci succederà, ma non possiamo fare niente per fermarlo e quindi facciamo scritte sus per fare in modo tale che la nostra versione che viene dopo prova a essere consapevole di un qualcosa che però non sa. Ragazzi, cose temporali incredibili. Comunque sì, questa è una citazione a Boris perché non fa una bella fine il nostro amico Boris sus. Turn back, torna indietro con la frecciona, ma purtroppo ragazzi non possiamo tornare. È tutto chiuso ragazzi, il loop è iniziato. La morte in ogni direzione. Ah, carino. Poi mi avete detto che c'è l'achievement segreto se raccolgo tutte le bacon sopra ragazzi. Però non credo platinerò questo gioco ragazzi. Magari col tempo prenderò anche gli achievement più nascosti. Però da quello che ho capito gli achievement non corrispondono per forza ai segreti, tranne per alcuni. Però questi sono tanta roba. Allora ragazzi, andiamo a vedere questo segreto qui dei frame nascosti. Allora, vediamo un po' se il segreto è vero. Allora, adesso c'è un Bendy che sta in questa posizione. Ora devo uscire, ritornare qui e il Bendy avrà cambiato posizione. Vediamo un po'. Adesso c'è un Bendy seduto confuso. Vediamo un po'. Adesso sta messo in questa posizione con le manine incrociate. Ma mi chiedo, ma cambiano pure gli altri? O solo quello? No, questi due sono uguali, cambia solo quello. Eccolo qua, è ricambiato, vedete? Ora sta con la faccetta sus così. Va bene ragazzi, allora questo era il primo segreto. Ora io devo completare il capitolo 1 e arrivare a questo omino nascosto che sta nel poster di Boris. E per sbloccarlo devo aver tirato la leva verso la fine del capitolo e poi tornare nella stanza col Boris, ragazzi. Quindi io vi taglio incredibile e ci vediamo quando arrivo all'omino sus. A tra poco. Allora ragazzi, ho girato la manopola sus e ho posizionato gli oggetti per il puzzle, ragazzi. Adesso devo tirare la leva, andare in quella stanza e dovrebbe essere quel poster di Boris. Ci dovrebbe essere un segreto simpatico, ragazzi. Quindi sono proprio curioso. E qua dentro adesso si dovrebbe aprire, tipo. Wow! E te chi cavolo sei? What the heck is this? Ho preso un achievement chiamato The Creator, visita The Metley. Ma è fichissimo, però non c'entra assolutamente niente con Bendy, è proprio un easter egg. Carino, quindi ce ne sono altri tre in altri tre capitoli. Va bene ragazzi. Ok ragazzi, del capitolo 1 erano solo questi due, almeno da quello che so. Andiamo nel capitolo 2 e vi dico quali sono i segreti del capitolo 2, perché il capitolo 2 e il capitolo 3 è dove c'è più sostanza. Quindi capitolo 2 time. Primo segreto del capitolo 2, ovviamente è un altro di questi omini che si sblocca dopo aver anche qui tirato una leva. Prima di andare avanti nel finale del capitolo 2 devo andare nella stanza accanto alla leva e ci dovrebbe essere un altro di questi poster di Boris e dentro c'è un altro di questi omini segreti. Poi, dove c'è la stanza del proiettore, sempre appunto in questo capitolo, se io esco e rientro attivando il proiettore e guardo di sotto dove c'è appunto gli strumenti musicali, dovrebbero apparire dei cartonati di Bendy. Se lo faccio fino al massimo ci dovrebbe essere un achievement e dovrebbe essere 9 il massimo. Terzo segreto, che però già lo sapevo perché lo abbiamo scoperto in Blind Run, cioè i cartonati che tu rompi in questo capitolo rinascono, però non so se vale per tutti i capitoli. Quarto segreto, c'è un organo che se lo suono 5 volte ci dovrebbero essere delle urla strane e mi dovrebbero dare un achievement. E poi il più difficile di tutti, che è il quinto segreto del capitolo 2, che è il boss segreto. Ora, devo parlare un attimo perché questo l'ho dovuto cercare perché è abbastanza complessa. Allora, quando eliminiamo lo slime col cappellino schiacciato dalla cassa, diciamo, e giro una manopola nell'infermeria, si sente un suono e quel suono vuol dire che è nato questo boss segreto all'inizio di questo capitolo, cioè letteralmente qui, e ci dovrebbe essere questo slime strano. Ora, con questo slime tu puoi fare tre cose. Prima cosa, lo uccidi e non succede niente, quindi non so a che serve, però vabbè, ok. Forse c'è un achievement se lo uccido, non lo so. Seconda cosa, lo devi portare, perché questo coso ti segue a quanto pare. Tu lo devi portare dove hai schiacciato il tizio di prima col cappellino. Devi schiacciare lui nello stesso modo e ci dovrebbe essere una visione sus. Questo non so se lo facciamo ragazzi perché la vedo difficile. E il terzo, che però è catalogato come glitch, che mi ha fatto ridere, praticamente lo devo portare non nell'area dove viene schiacciato ma nell'area dove poi Sammy mi aggredisce. Lì lui mi uccide prima che Sammy mi aggredisce e tipo si dovrebbe attivare una modalità che nella Wii è chiamata la modalità limbo, dove praticamente diventiamo Bendy, nel senso comincia a vedere cose strane, i nemici non ti possono uccidere
non puoi finire il capitolo e tipo scoppiano i nemici vicino a te. E mi sono fatto un asterisco per quanto riguarda l'opzione 2, cioè quello di uccidere questo boss segreto nello stesso modo di quell'altro, perché si collegherà al segreto che non farò, ragazzi, perché è troppo difficile, ve lo dico sinceramente, che è il segreto del capitolo 5. Ma di questo ne parleremo quando arriveremo al capitolo 5, ragazzi, perché di quello vedremo il video, perché voglio averlo come ricordo nella blind run, ma quello è veramente troppo difficile, ragazzi. Allora, adesso io inizierò come prima il capitolo 2 e ci vediamo al primo indizio del capitolo 2. Vediamo se ci sono dei segreti sus. Say hello to Sammy, carino, perché infatti c'è Sammy in questo capitolo. Norman Grant. Ah, vedi, questi due tizi sono due tizi che lavoravano qua e hanno fatto una brutta fine. Va bene. Ok, ragazzi, allora ci vediamo tra poco per quanto riguarda il cartonato immortale. Ok, ragazzi, andiamo. Bertrum e Lazy. Bertrum era il tizio delle giostre, Lazy non so chi è. Però vedete, tutti morti, ovviamente. Se lo rompo, mi giro. Ah, è rinato, vabbè. È un simpatico segreto questa cosa. Va bene, però mi sono abbastanza sicuro che l'avevo scoperto in blind run questa cosa qui. Allora, vado nella stanza del proiettore, ragazzi. Va bene, andiamo. Eccoci qua. Allora, stanza del proiettore con le luci accese. Eccoci qua. Ce ne sono due, ragazzi. Vediamo un po'. Adesso io devo uscire e rientrare. Vediamo un po'. Adesso dovrebbero essere tre, allora. Eh sì, ragazzi, ora sono tre. Vedete? Uno, due, tre. Quindi lo devo fare fin quando non diventano 9 per avere un achievement. Rieccoci qua, ragazzi. Come vedete, i nostri amici bendy là sotto sono aumentati. Tra un po' l'orchestra sarà al completo. Ora dobbiamo aspettare che finisce il proiettore, scendere, risalire e dovrebbero essere 9. E mi dovrebbe dare un achievement segreto. Vediamo un po'. Comunque bastava arrivare fino qua e non c'era bisogno di scendere fino sotto. Vediamo un po'. Adesso dovrebbero essere 9 e mi dovrebbe dare un achievement. Ok, sono 9, però non mi ha dato nessun achievement. Allora forse era un segreto così senza achievement, però strano. C'era scritto che c'era tipo una cima mentre avevo scritto l'orchestra al completo, una cosa del genere. Forse sono più di 9. Comunque, come segreto è carino, ragazzi. È allo stesso livello dei cartonati immortali, ragazzi. Sono tutte cose sus che accadono in questo luogo magico, incredibile, con bendy e tutte queste creaturine strane, ragazzi. Lo rifaccio un'altra volta, ragazzi. Lo facciamo insieme. E vediamo un po' se dopo il nono appare qualche cosa, ragazzi. Altrimenti passiamo al segreto dell'organo. No, sono sempre 9, però non mi ha dato nessun achievement, ragazzi. Però vabbè, abbiamo visto questa cosina insieme, ragazzi. È una cosa simpatica. Ditemi voi se tante volte ho sbagliato qualche cosa. Allora, ci vediamo quando sblocco questo organo misterioso che non so neanche dov'è, ma dovrebbe essere verso il finale. A tra poco di nuovo. Letteralmente era la prima porta appena entrato in questa parte qui verso il finale, ragazzi. Allora, il segreto dell'organo è che lo devo suonare 5 volte e ci dovrebbe essere un achievement. E si dovrebbero sentire delle urla strane. Vediamo un po'. L'avete sentito, ragazzi? È vero, ci sono delle urla strane. Ma dai, ma lo sentite? È come se ci fosse qualcuno dall'altra parte. È come se qualcuno rispondesse al suono dell'organo. Sì, è una persona che sta soffrendo, eh. Assurdo. Ecco l'achievement. Johnny Broken Heart. Il cuore spezzato di Johnny. Forse Johnny è un altro di questi personaggi che lavoravano qui e poi sono diventati questi slime sus. Carino. Allora, ragazzi, a questo punto mi rimane nel capitolo 2 il segreto del boss, che si attiva innanzitutto nel finale. Sicuramente lo uccideremo, però ve lo voglio far vedere. E l'omino strano come quello di prima, che si attiva sempre nel finale, ragazzi. Ok, ragazzi, devo andare un po' avanti e ci vediamo appena sblocco il boss. Ah, ragazzi, adesso mi ha dato l'achievement. Era vero. Avevate ragione, ragazzi. Mi ha dato l'achievement tutti i bendy nell'orchestra, ragazzi. Era vero. Però non mi avevate specificato che dovevo prima aprire la cosa di Sam. Quindi appena fatto il codice segreto di Sam, che cambia ogni volta. Infatti a sto giro era violino, banjo, contrabbasso, tamburo. Sono sicuro che nella blind run era diverso, con ovviamente quell'affare acceso. Quando lo completi istantaneamente ti dà l'achievement di aver collezionato tutti e 9 i bendy prima, ragazzi. Complimenti, ragazzi. Pure i segreti di Band and Ink Machine sono assurdi, ragazzi. Molto bene, ragazzi. Ci vediamo tra poco per gli ultimi segreti. Eccolo qua, ragazzi. Questo tizio che dobbiamo eliminare adesso dovrebbe essere questo Jack Fine, che infatti era un musicista, ragazzi, col cappellino. Ed è proprio lui, ragazzi. Ciao, Jack Fine. Ha fatto una brutta fine. Ora devo anche ascoltare se quando metto questa manopola e la giro dovrebbe esserci un suono che mi fa capire che è spawnato anche il boss segreto di inizio capitolo. Vediamo un po', Qua. La devo girare. Fammi sentire. Ok, that should do it.
Ok, dovrebbe essere spawnato, il suono è quello. Allora, proviamo ad andare dal boss allora, ragazzi. Devo tornare all'inizio del capitolo, ragazzi. Ok, andiamo. Più che altro sono curioso di capire come ha fatto. Andiamo, vai. E volendo, ragazzi, questo coso, appunto, ti segue e ci puoi fare quelle altre due cose che vi raccontavo poco fa, all'inizio del capitolo 2, ragazzi. Ah, mi sa che l'omino si sblocca quando tiro la leva. Ecco, invece per fare questo non devo tirare la leva. Eccolo qua. Vedi che mi segue? Tanto dovrebbe fare tipo del danno importante. Se questo qua fai quelle due cose, quindi te lo porti appresso, dove muore quell'altro, c'è proprio la visione. Beh, in realtà lo potremmo fare, ragazzi, che dite? Ok, facciamoci seguire da questo coso, ragazzi. Mi sa che ci vorrà un po', perché non è velocissimo, eh. Allora, ragazzi, siamo riusciti a portarlo fino a qua. Ora lo devo far morire esattamente come quell'altro. Però non so come, perché questo non credo starà mai fermo nella vita. Dai! Troppo forte. E abbiamo avuto questa visione. Questa visione qui, che a sto punto sono contento di averla come ricordo, fa parte di un mega segreto, che è quello del capitolo 5, che non prenderò, ragazzi, ve lo dico sinceramente perché è troppo difficile. Però questa cosa è una delle azioni da fare per prendere l'oggetto segreto del capitolo 5, che ne parlerò quando faremo il capitolo 5, ragazzi. Molto bene. A questo punto manca solamente l'omino strano di questo capitolo. Abbiamo fatto tutto quanti i segreti del capitolo 2, ragazzi. Ok. Ora qui dovrebbe aprirsi il secondo omino. Dai! The man behind the curtain, l'uomo nascosto, insomma, dietro la parete. Sono tutti uguali, ma ognuno fa una cosa diversa. Quell'altro stava in piedi, quest'altro suona giustamente uno strumento musicale. Perché infatti il capitolo è basato sulla musica, ragazzi. Bellissimo, veramente carino. Sono così contento di fare questo episodio, ragazzi. Non vedete, mi divertono così tanto, episodi extra. Capitolo 2 completo, ragazzi. Ci vediamo nel capitolo 3. Allora, ragazzi, capitolo 3. Qui c'è pure qui roba. Allora, primo segreto è ovviamente l'omino del capitolo 3, che anche qui è nascosto. Si sblocca dopo aver finito tutte le richieste di Alice. Nella stanza grande al piano 9, tipo, dovrebbe esserci un altro poster di Boris con il terzo omino. Va bene. Poi, secondo segreto, c'è un messaggio segreto al piano 11, dove se suoni degli strumenti musicali in un determinato ordine, come abbiamo fatto nel capitolo 2, ci dovrebbe essere un messaggio di semi segreto. Va bene. Terzo segreto, questo non so se è vero, ma l'ho trovato su Reddit. Nella parte del proiezionista ci sono delle cuffie rotte che dovrebbero essere un easter egg di uno youtuber. E poi gli ultimi due segreti sono i più tosti di tutti, perché devo rifarmi il capitolo due volte, che sono la prima volta per ottenere la mitragliatrice, e mi avete detto di testarla contro il proiezionista, va bene. Quarto segreto è rifare il capitolo da capo, ma a sto giro prendere completamente un'altra strada, che è molto più lunga, per sbloccare un boss opzionale che, volendo, se uccidi fa sempre parte del segreto finale del capitolo 5, ragazzi. Primo segreto, intanto dobbiamo arrivare fino ad Alice, ragazzi. Da questa stanza iniziano i due percorsi per arrivare a questo boss segreto e la mitragliatrice. Allora, io faccio così. Io cercherò di fare il patto per avere la mitragliatrice, che si chiama la Tommy Gun. Per quanto riguarda il boss segreto si trova qui dietro, dietro questa porta, che si può rompere solamente con un'ascia che si trova in un altro piano. Ma ripeto, per fare quello bisogna fare un altro percorso, ragazzi. Adesso, ripeto, se riesco a prendere la mitragliatrice, io mi ritengo soddisfatto, ragazzi. Perché per la mitragliatrice bisogna scegliere adesso la macchinetta nell'inchiostro dal cosino che fa le figurine, seguire il patto del demone, invece noi avevamo fatto quello dell'angelo, non morire fino alla fine, praticamente, quando lei ti consegna quella. Per fare invece il boss segreto che sta qui dietro è molto più complicato, perché bisogna fare la figurina di Boris, seguire il patto dell'angelo. Quando ottieni l'ascia da Alice devi andare al piano 9, c'è una stanza segreta, rompi le assi della stanza segreta, poi continua la missione di Alice, ritorna lì più avanti quando hai la missione dei cuori, e in quella stanza dovrebbe spawnare un'altra ascia, prendi quell'ascia lì, torni qui, rompi queste assi, e dietro ci dovrebbe essere un boss segreto che fa parte sempre di quell'affare per il capitolo 5, ragazzi. Quindi io farei così, dato che oggi sono stato pure sfortunato con la connessione. Io adesso cerco di prendere la mitragliatrice, che è quello che volevo fare fin dall'inizio. Poi, questa cosa del boss segreto con il segreto super segreto del capitolo 5 ce lo vediamo in video insieme, ok, amici? Io farei così. Su Reddit c'è anche scritto che questo boss segreto, quando devi fare lo switch di ascia al piano 9, alcune volte si bugga, quindi mi ci manca pure, ragazzi, che devo rifarmi sto livello tipo 6 volte. Potete capire, ragazzi, quanto ci potrei rimanere male, incredibile, ragazzi. Però per adesso cerchiamo di ottenere la minigun, che secondo me è già tanta roba. Allora, prima cosa, devo mettere la macchina dell'inchiostro. Macchina dell'inchiostro, perfetto. Il secondo è patto del demone e mai morire. Vabbè, ragazzi, ora devo seguire il patto del demone. Magari c'è qualcosa di diverso. Vuoi vedere se c'è qualche audio segreto? Oh, eccolo qua, un audio nuovo. Questo non l'abbiamo mai sentito, vai. Joy Drew. Abbiamo preso un sacco di achievement, abbiamo preso tutti gli audio del capitolo 3 e tutti gli audio log del gioco in generale di Benji, ragazzi. GG per me.
Voce di Jodrew. Non c'è niente di sbagliato nel sognare. Desiderare l'impossibile fa parte della natura umana. Ecco come ho iniziato. Basta una matita e un sogno. Vogliamo sempre avere tutto senza muovere un dito. Dicono che devi solo credere. La fiducia in ciò che facciamo ci può regalare tutto ciò che desideriamo. La fede può farti ricco. La fede può farti potente. Perché non sufficiente convinzione si può anche ingannare la morte. Beh, è un pensiero bello e definitivamente sciocco. Parole forti, ragazzi, da un uomo forte. Sono contento di aver preso pure l'achievement degli audiolog. Sono contento. Vuol dire che ho esplorato veramente bene, ragazzi. GG per me. Vi taglio tutto. Ci vediamo quando ottengo la minigun o qualche altro segreto simpatico. A tra poco. No, vabbè, questo me lo devo far vedere, ragazzi. Avete presente che adesso c'è tutto il discorso infinito che fa lei? Guardate che c'è scritto per terra. Bla 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 bla. Grandi, va bene, ci sta. Allora, qui ci dovrebbe essere il famoso segreto del messaggio segreto, ragazzi. Allora, il codice dovrebbe essere violino, violino, tamburo, violino, piano, tamburo. Eccolo! Lo sentite la voce di Sammy? Funziona, ragazzi, è che è partita la radio, mannaggia la miseria. Funziona, ragazzi, è vero. No, ragazzi, non si sente più, però vi giuro, fate questo codice e sentirete la voce di Sammy che dice cose sus, ragazzi, l'ho sentita. Questo era l'altro segreto che mi avevate detto. Che si vede il proiezionista in questa finestra nascosta, mentre vai alla caccia di questi slime qua. Ok, ragazzi, ci sta. Ragazzi, io vi sto tagliando questa parte qui, ragazzi, ma è una ansia continua, perché non devo morire neanche una volta, ragazzi. A me questo tizio spawna in continuazione. Io credo sia perché noi abbiamo preso il patto del demone. Confermatemela voi questa cosa. Però io non l'ho mai visto così aggressivo come adesso, che ho preso il patto del demone e sto cercando di prendere la minigun e letteralmente mi spona ogni 5 minuti, ragazzi. È incredibile. Cioè, adesso appena ho distrutto i cartonati di Ben, dovremmo aver finito, perché adesso mi pare che c'è la minigun. Però devo tornare da Alice. C'è questo coso che non mi lascia andare, ragazzi. Quindi sono terrorizzato. Ah, ok, è andato nel muro là dietro. Quindi tecnicamente siamo salvi. Per favore, Bendy, ti prego. Ragazzi, è più di mezz'ora che sto provando a fare sta cosa, eh. Ok, ragazzi, corriamo da Alice, mamma mia. Ora ci dice di andare a prendere i cuori nell'abisso. E mi dà la minica. Ragazzi, forse ci sono riuscito, eh. Se ci sono riuscito, ragazzi, sono fortissimo. Mamma mia, stavo faticosissimo, ragazzi, mamma mia. Sì, sì, sì. Dai, dammi la minigun, dai, ti prego, Melis. Sono 40 minuti, ragazzi. Dammela. Sì, ragazzi, sì, abbiamo preso pure l'achievement. Unleash the Tommy Gun. Io, ragazzi. Ragazzi, ma che figata è. Wow. Ragazzi, sono felice. Sono veramente felice, ragazzi. Mamma mia, è stato faticosissimo, ve lo dico sinceramente. Ultimi segreti del capitolo 3, a parte il boss, ragazzi, che vi ho raccontato, perché vedremo la clip. C'è l'omino, dopo aver finito tutte le missioni di Alice. Ah, dobbiamo andare nell'abisso, ragazzi. Boris, che ne pensi della mia minigun? Guarda come è soddisfatto Boris, guardalo. È soddisfattissimo, ragazzi. Yo! Che figata, ragazzi. Allora, ragazzi, stiamo per fare qualcosa di veramente figo. Allora, mi avete detto di colpire il proiezionista. E non so se possa morire, eh. Non è che mi avete detto una trollata e questo affare mi uccide con un colpo. Proiezionista, osserva questo. Ok. Ho preso un achievement. Norman's Fate. Hai ucciso il proiezionista. Wow. Queste cuffie a quanto pare sono un easter egg di uno youtuber chiamato TZKUNT Scunit, che per trovare un glitch in questo gioco ha rotto le sue cuffie. Io non ho mai visto la clip, però a quanto pare è un easter egg di questo tizio qua, ragazzi. Ditemi voi se è vera questa cosa incredibile. Stava scritta su Reddit. Tanto vorrei provare a uccidere Bendy, ma non credo che Bendy si possa uccidere col mitra. Sarebbe fichissimo, però, eh. Raccogliamo i cuori, ragazzi, e finiamo i segreti di questo capitolo trovando l'omino segreto, che si trova solo quando abbiamo consegnato i cuori a Alice nella stanza vicino all'uscita. Però mi chiedo io, domanda da un milione di dollari godosi, se io ho ucciso il proiezionista adesso, cioè non è lo stesso proiezionista che uccide Bendy nel capitolo dopo? Oppure sì? Secondo me sono due proiezionisti diversi. Oppure quella scena non c'è, per se l'abbiamo ammazzato. Potrebbe essere, eh? Ragazzi, mi sento fortissimo con questo mitra, incredibile. Che poi parliamoci chiaro, che ci facciamo un mitra in una fabbrica di giocattoli, ragazzi? Questa cosa fa un po' ridere. Sono un vero gangster. Yeah. Tanto meno male che ci sono le munizioni infinite, ragazzi, eh. Ma posso tipo fare questo? Yo! Dai, posso crivellare di colpi i barili d'inchiostro. Eccoci qua. È stato bello, ragazzi, avere il mitra, eh.
È stato veramente bello. Eccolo, questo! Ragazzi, ma quanto so forte! Dai! Grande, tea time, colui che prende il tè. Ah, che figata! Abbiamo completato pure il capitolo 3, tranne il segreto del boss, ragazzi. Concedetemi di non rifarlo un'altra volta per il boss, ma ce lo vediamo insieme, ragazzi. Adesso, taglio incredibile, e ci vediamo con il capitolo 4, che sono solo due segreti, e poi ci vediamo i segreti del boss e quello super segreto del capitolo 5, dove ottieni un'arma che forse è ancora più rara di questo fucile. E concluderemo questo episodio incredibile, ragazzi, che per me saranno quasi 2 ore di contenuto e per voi penso una mezz'oretta circa. A tra poco. Ragazzi, rieccoci qua dopo una pausa pranzo che era necessaria, ragazzi, perché il mio stomaco stava per svenire dalla fame incredibile. Siamo giunti al capitolo 4, ragazzi. Allora, dopo il capitolo 2 e il capitolo 3, che sono stati quelli più pieni di segreti incredibili, il capitolo 4 ne ha solamente due, un po' come il capitolo 1. E i due segreti sono relativamente brevi, perché sono trovare sempre il nostro amico Omino Strano, che si dovrebbe sbloccare dopo aver aperto la stanza degli archivi senza entrare, andare dal poster di Boris, ci dovrebbe essere lui. E il secondo, questo ragazzi ammetto che era un po' complicato questo da capire, praticamente avete presente che ci sono le radio? In ogni capitolo ci dovrebbe essere un achievement se le prendi tutte. Io sono abbastanza convinto di averle prese tutte, tranne quella in questo capitolo. Che infatti dicevo, ma dove starà la radio in questo capitolo? Semplice, ragazzi, non è che c'è una radio da trovare. La radio la devi creare tu. Lo so, può sembrare strano, praticamente avete presente quando arriviamo nella miniera che c'è il cosino d'inchiostro e dobbiamo creare un ingranaggio, non mi ricordo se è un ingranaggio, per andare avanti nel livello. Ecco, lì c'è la possibilità di creare una radio da quel cosino d'inchiostro. La accendiamo e dovremo prendere un achievement, ragazzi. Vediamo un po' se funziona. Allora, intanto andiamo a sbloccare il nostro Omino Strano, ragazzi. Che ormai me lo porterò appresso per tutta la run, Omino Strano. Devo mettere la ruota, aprirla. Non devo entrare, perché se entro si chiude la porta. Ora devo tornare indietro. E ci dovrebbe essere da qualche parte qui attorno il poster di Boris. Come negli altri, ci entriamo, ci dovrebbe essere un altro dei nostri amici omini strani. C'ho scritto che era accanto al portone degli archivi. Si è aperta questa porta sus che prima era chiusa. Eccolo Boris, infatti. Beh, questo super segreto proprio. Mi sa che non ci siamo mai entrati qua. Ma che te sta a fare? Tu salsiccetta alla brace? C'ho fame, oh, me lo mangerei un hot dog quasi. Barbecue, visita il melt del barbecue, bellissimo. Ok ragazzi, questo era il segreto. L'altro, dobbiamo arrivare alla zona della miniera, ragazzi. Quindi a tra poco. Eccoci qua ragazzi, dobbiamo andare a prendere l'inchiostro. E qui c'è la possibilità di fare la radio, ragazzi. Infatti, fammi vedere. Ingranaggio, radiolina, è vero. Ragazzi, è incredibile, veramente così. Ho preso l'achievement di aver sbloccato la radio nel capitolo 4, ragazzi. Wow. Ragazzi, ho fatto un piccolo check incredibile, perché mi sembrava strano di essermi scordato qualcosa sul capitolo 4. Ed effettivamente ce n'era un altro di segreto, però non me l'ero scritto, perché anche questo è collegato al famoso super segreto del capitolo 5, che tra poco vi racconterò, incredibile, ma probabilmente i più esperti sapranno già di cosa sto parlando, incredibile, che sarebbe la possibilità di ottenere tramite un glitch la possibilità di avere un'arma che sarebbero i barattolini che usiamo più avanti per distrarre i nemici, la gang dei macellai, li possiamo usare come arma. E c'è un glitch per fare in modo tale che tu praticamente cominci a lanciarne a volontà, diventando praticamente una mitragliatrice umana di barattolini di zuppa, bacon, di bendy. Ci devi sconfiggere pure l'uomo giostra con quei cosi, ragazzi. È un po' complesso, però volevo dirlo per completezza che esiste. E altra piccola chicca, esiste la possibilità di prendere uno stura cessi con la quale sconfiggere Boris nel finale. Io sono orgoglioso della minigun, ve lo dico sinceramente, però esistono anche queste due cose, ragazzi. Prima di vedere il video sul capitolo 5 di questo segreto, di questa arma mistica che sinceramente pensavo fosse una fan made, ma a quanto pare esista la possibilità di farlo, vi voglio far vedere come si sconfigge quel boss del capitolo 3 seguendo un'altra strada infinita. Voglio vederlo con voi, incredibile. E poi ragazzi vediamo quel segreto lì, quindi taglio incredibile, ci vediamo nel capitolo 3 su un video su YouTube di qualcuno che l'ha fatto, incredibile. Ragazzi, incredibile, ho trovato un video di ben 6 anni fa del canale Super Horror Bro. Questo ragazzo fa video da veramente un botto di tempo, ha un canale di 3 milioni di iscritti, ragazzi, che sinceramente lo conosco da un po' anch'io tramite i video di Poppy Playtime, e sono sicuro ragazzi che i più appassionati lo conosceranno, incredibile. Ho trovato questo suo video dove fa vedere proprio questo boss segreto, e questo boss qui che vedremo adesso dovrebbe essere questo boss che puoi sbloccare nel capitolo 3
seguendo un passaggio diverso. Avete presente che vi avevo accennato prima dell'ascia e vi avevo fatto vedere che nell'area del giocattoli c'era un muro che si può rompere con un'ascia? Ecco, serve un'ascia specifica e dietro quel muro c'è il boss segreto, ragazzi. Ascoltiamo, ragazzi, e poi vi traduco in caso incredibile. Vai! Many people thought this had been taken out with the remaster of the chapter. Okay. It is in fact still in there. However, it has changed slightly. Ah, è questo coso qua! Praticamente è uno slime gigante con un cappello. Ok, figo. You must gain access to the three levers hidden behind this boarded up passageway. Ecco, vedi, è il muro di legno che va distrutto e dietro c'è questo boss. Toys workshop. To do this, change the ink blob in the workshop to a model of Boris. Ok, devi mettere Boris invece che la macchina dell'inchiostro, ok. Then take the angel path. Devi prendere il patto di Angel invece del patto del demone. When Alice gives Henry the axe, break through the boards of this door on level 9. Ok, quindi quando lei ti dà l'ascia, vai in questa stanza, la rompe. Qui c'era un audio che abbiamo pure sentito in blind, mi pare. To access the Grant Cohen audio room. Esatto. Then play the rest of the chapter up to the point Alice asks Henry to collect 5 hearts from... Ok, poi continua a seguire le missioni di Alice fin quando non arrivi appunto alla missione dei cuori. Level 14. Now return to the Grant Cohen room and... Ok, adesso ritorna alla stanza che hai rotto prima. You will be able to collect this swanky new... Ecco, e ci dovrebbe essere l'ascia 2.0, questa qui. Axe. Con questa torni al muro e dietro c'è il boss, mi sa. Workshop, break through the boards and voila. When you reach the giant circle... Ah, no, ma dai, ho capito. Tu sfondi il muro, premi una leva e il boss spawna nell'area dove tu distruggi i cartonati di Bendy. Wow. At the end, you'll notice he now has a giant top hat, much like the previous searchable. Wow, è gigantesco questo, però. Could these be head workers at the studio, potentially making this searcher boss Heavenly Toys worker, Sean? Dice, potrebbe essere una fusione di tutti quelli che lavoravano in questa zona. Flynn. Oppure questo Sean Flynn, va bene. Who knows? And that's for another video. But I hope you have enjoyed an... Ok, ragazzi, questo quindi è il famoso boss. Ok. Però io mi sono appuntato che questo boss qui, insieme a quello che vi ho fatto vedere in video, cioè il searcher che si sblocca all'inizio del capitolo 2 che devi far morire schiacciato, fanno parte del segreto del capitolo 5, ragazzi, che finalmente, dopo avervi tenuto hype per tutto il video, e ora finalmente ne possiamo parlare di questo super segreto del capitolo 5. Preparo il video. Ragazzi, eccoci qua incredibile sempre con il video di Super Horror Bro di parecchi anni fa, e adesso vi voglio raccontare questo segreto, ragazzi. Ve lo voglio raccontare perché vi voglio far capire la difficoltà. Se ci siete riusciti, ragazzi, complimenti. Questo è più difficile in assoluto di qualsiasi arma ottenibile in questo gioco, ragazzi. Il segreto in questione è della botola segreta e della falce. Ragazzi, sì, è possibile ottenere una falce da cupo mietitore, se vogliamo, in Bended Ink Machine, ragazzi. È una cosa folle. Io mi sono appuntato solo queste cose, ragazzi, che mi hanno fatto capire che non c'era speranza. Prima devi finire il gioco tutto quanto senza mai morire. Poi devi fare quello che abbiamo fatto nel capitolo 2, quindi prendere il searcher, portarlo lì, schiacciarlo e hai una visione sus. Poi sbloccare questo boss che abbiamo visto poco fa col cappellino, uccidere lui. E dopo quello del cappellino, ragazzi, non mi sono scritto niente perché avevo capito che era impossibile da fare, quindi ho detto vediamolo insieme, ragazzi. Eccola qua, questa è la famosa botola che si sblocca solo se fai la missione della falce, ragazzi, pensate voi. Allora, step 1, completa il gioco senza mai morire. Perfetto. E già questo, ragazzi, ci siamo capiti. Esatto, poi devi ottenere queste visioni segrete di Sammy, che è il tizio che tra l'altro incontriamo nel capitolo 2, che si ottengono in credo due modi, che sono quelli che vi ho detto io, più un altro che però non so sinceramente quale sia. 3, 4 e 5. Now, in order to do this... Eccolo, sblocca la visione di Harry nel capitolo 2, che è quella col pupazzetto che abbiamo visto in video, che lo devi riportare lì e schiacciarlo. Fino a qua ci siamo. In chapter 2 you have to crush the secret minor searcher that you come across. Eccolo qua, vedete? Questa l'abbiamo fatta. Esatto, nel capitolo 3 devi sconfiggere questo coso e hai un'altra visione. You kill the giant searcher in chapter 3 without dying, of course, and you'll get a small vision after that. Ok. And then next in chapter 4... Esatto, chapter 4 ha a che fare con quello che vi accennavo poco fa, cioè la famosa arma, una minigun di barattolini di zuppa di Bendy che puoi eliminare i nemici. Questo glitch qua ti permette di farlo e serve per fare questa missione. Or if you return to the research and maintenance department. Eccoli qua, questi barattoni sono infiniti, vedete? E li potete usare come arma e ci devi sconfiggere il boss. Vabbè, assurdo, ragazzi. Bertram Piedmont and Ah, pure Boris ci devi sconfiggere i barattolini, wow. At the end of a level. Now if you do all that without dying, you will then get to chapter 5.
Ok, quindi devi fare questo, hai la terza visione e poi vediamo che succede. Where I'm going to show you how to do the rest of this achievement. So sit back, relax. Ah, è un achievement, capirai, ragazzi. Ok, fino a qua ci siamo. Complete this section, now we're in chapter 5. Ok, dice dovete completare questa sezione senza mai morire. Butcher gang members, so we're gonna have to sort of go around here. Arrivati al terzo tubo, da quello che ho capito dovrebbe apparire Benny che dovrebbe uccidere tutta la gang. Main hall now, hopefully I don't die. I need to basically sta facendo il tubo. Machine going. And now escape from the butcher gang members. Ok, ora dice scappa dalla butcher gang, arriva Bendy. Ti devi nascondere. He's killed the butcher. Vedete? Bendy ha eliminato la gang, però non si è vista l'animazione. Sus. Vedete, sono morti. Dice torna indietro in una stanza specifica. Like, I remember seeing it and thinking there must be a secret in this room because it just looked like a room that should hold a secret. Ah, la stanza col muro, infatti dicevo che è strana che... Eccola. Vabbè, ma che figata è, scusatemi. Wow, ma sembra più un piccone che una falce. Before we pick it up, it's obviously a wow, che figata. Ragazzi, ma lo sapevate, è bellissima. Is Sammy's sort of reanimated form. He's come back as a searcher. So, dice, con quest'arma ci devi uccidere Sammy Lawrence rinato sotto forma di searcher. Now? Dice, è un'arma molto potente. Velocissima. Dice, qui dentro ci dovrebbe essere Sammy Rinato. Nell'ufficio di Joe Drew. E infatti, ragazzi, lo vedete che c'ha la maschera di Sammy. Cioè, è difficilissimo farlo, però capisco perché merita. Vedete? E forse è un'altra visione dopo. È l'ultima visione, eccola. Appena hai ottenuto la quinta visione devi tornare nel capitolo 1, poi dovete andare nella stanza qui accanto dove c'era il salvataggio, per capirci dove lanciavate le freccettine. Ci dovrebbe essere una botola che è sempre chiusa ma si aprirà solo se fate tutto questo. Io mi chiedo che ci starà però qua sotto, scusatemi. Ok. Leading into cosa? The inky abyss, the same sort of ti fai questo mazzo così e il segreto definitivo è che c'è una botola, scendi nella botola e c'è il tunnel d'inchiostro che noi vediamo quando moriamo e rinasciamo. Allora ragazzi, io non so come vedete tutto questo, per come la prendo io è la conferma che è tutto un loop, cioè questa è la conferma del fatto che essendo un loop quando tu muori ritorni a far parte del loop, ragazzi, è come il serpente che si morde la coda, capito? Ah, ok, dice che lo potete percorrere, va bene. And into the light we go. E a fine percorso rispone all'inizio. È un segreto che ti fa riresettare il loop, perché tu ricominci dall'inizio e guadagni questo filtro in bianco e nero con la quale puoi giocare tutti i livelli. Io mi aspettavo qualcosa di un po' più spicy, raga. Per carità, potrebbe essere figo rigiocarsi tutto il gioco un'altra volta con un filtro in bianco e nero come sta facendo lui. Però sus, ragazzi, molto molto figo però. Ragazzi, alzo le mani, questo è veramente difficile. Io mi ritengo soddisfatto di aver fatto il segreto della minigun e di avervi fatto vedere tutto quello che almeno io ho trovato e che mi avete detto voi, incredibile, ragazzi. Mi ritengo assolutamente soddisfatto da questo episodio assurdo di Bendy the Ink Machine extra finale, ragazzi. Non so se dividere in due questo video, probabilmente ne farò uno completo con tutto quanto, ragazzi, che ripeto, per me sono più di 2 ore di registrazione, forse anche 2 ore e mezza di registrazione secondo il mio orologio sus. Per voi vi verrà un video secondo me su una trentina, quarantina di minuti, cercando di tagliarvi proprio le cose sus e mettendovi le cose più spicy. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito ancora questa serie di Bendy the Ink Machine. Sarà uno dei giochi che mi porterò più nel mio cuoricino godoso, ragazzi. È stato incredibile fare questo episodio con i segreti, è stato ancora più figo, incredibile. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora, che cosa con voi, incredibile, e ci vediamo nel prossimo episodio di Bendy, nella serie nuova incredibile, pazzesca, assurdo. Woo!